a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti, bella gente, ciao. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Splendido sabato mattina, super assolato, giornata splendida per andare in moto. E giornata veramente splendida per provare una moto. Nella lunga ricerca e nel lungo peregrinare del Ciccio Benza, che vuole prendersi una moto diversa, ho posato le mie dolci natiche sulla Touareg 660 Aprilia. Cosa possiamo raccontare di questa moto? Quali sono le prime impressioni? Impressioni sono super positive appena salito a bordo. La moto è bassa, in realtà non è particolarmente alta, 860 mm di altezza e quindi molto facile da cedere, perché ha un cavalletto abbastanza inclinato come una moto più turistica che enduro. Direi che è molto comoda per me, che per esempio ho un problema a salire e scendere dalle moto. 80 cavalli, quindi una potenza tutto sommato normale. 186 kg, quindi peso decisamente basso. Ricordo se 186 kg sono in ordine di marcia o se sono invece a secco, dopo leggiamo. E poi le classiche caratteristiche delle moto invece più orientate all'enduro, al fuoristrada, quindi parliamo ovviamente del famigerato o rinomato cerchio anteriore da 21. Ovviamente anche i cerchi tipicamente a raggi. Monta delle gomme semitassellate stradali. Che cosa possiamo cominciare a raccontare? Quindi a questo punto partiamo velocissimi con quello che è la prova di fatto, no? Diamo un po' delle mie impressioni, perché qua alla fine io non sono un tester di motociclette, sono una persona normale, porto test iper specialistici, sterrato o non sterrato, perché non sempre con le moto che ti danno in prova si può fare, ma soprattutto non sono un professionista della moto, quindi quello che vi porto sono le mie impressioni, i miei gusti, le mie sensazioni, i miei pensieri. Devo dire che il Touareg 660 è una bella moto, mi piace molto esteticamente, è una linea interessante. Aprilia sta cercando di spingere molto sulle moto nuove, ha tirato fuori questo motore pazzesco che è il 660, con il quale ci sta facendo ovviamente un po' tutto, perché ci ha fatto una moto superstradale, ci ha fatto una moto naked, ci ha fatto questa, quindi sicuramente sta provando a fare diverse moto con lo stesso motore, che evidentemente si presta ad essere utilizzato in questi contesti. Il motore tira moltissimo, ragazzi, gli 80 cavalli si sentono veramente tanto, molto bella, ha una bellissima ripresa, una bellissima coppia, che in marce alte riprende veramente molto bene. Quindi dal punto di vista del motore non si può dire assolutamente nulla, mi sembra che abbia veramente caratteristiche fantastiche, infatti è veramente un gran motore, deriva dalle versioni stradali, quindi immancabilmente è più votato a questo genere di utilizzo, diciamo, di comportamento. Infatti ha un bellissimo allungo che forse poco si adatta all'uso in sterrato, però direi che è veramente fantastico. Ovviamente qua hai fatto una manovra un po' bruttarella. Sentite come allunga fino al limitatore, ha un bellissimo sound veramente. Devo dire che le doti dinamiche dopo il motore sono notevoli, eh? A parte l'assetto, che in questa moto da prova è decisamente morbido e quindi sicuramente va rivisto dal punto di vista dei settaggi, ma dal punto di vista delle doti dinamiche la moto è veramente fantastica. Scende bene in piega, chiude benissimo le curve, quindi assolutamente moto notevole e divertentissima anche in strada. Ripeto, per le doti poi fuoristradistiche non posso dire molto, vista la mia inesperienza e visto il fatto che sto cercando una moto per approcciare in modo un po' più, diciamo così, serio quel mondo. Parliamo poi velocemente degli aspetti di abitabilità e comfort della moto. La moto ha i suoi paramani, ha il suo cupolino che non è molto alto ma
protegge abbastanza bene dall'aria. Le protezioni del serbatoio, che è molto stretto, non offre tanta protezione al vento, però ha una sua importanza notevole e una serie di suoi vantaggi, perché la moto è veramente molto molto piccola e veramente stretta, quindi mette veramente una guida molto molto piacevole e incredibilmente agile, ragazzi, non posso dire niente, veramente è agilissima questa moto. Guardate come le curve le pennella in modo meraviglioso. Ancora una volta ribadisco, dopo aver provato diverse moto col cerchio così grande, che per strada non è minimamente un problema. Il peso in meno rispetto ad altre moto più grosse si sente tutto, ragazzi, cioè io non pensavo, ma dopo aver provato, vabbè, il TRK, dopo aver provato la Desert X e la mia stessa Multi, devo dire che non pensavo di salire su una moto da 186 kg e trovarmi con una moto così piccola, leggera e comoda, ragazzi. È veramente pazzesco, è eccezionale, è fighissimo il fatto di veramente avere una moto che sembra una bicicletta, veramente. La posizione in sella, dicevamo, dal punto di vista della guida seduta, non è particolarmente spinta, anzi è molto molto dritta. La posizione delle braccia, per me che sono alto 1,86 m, ripeto, è anche abbastanza abbondante, è molto 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 comoda. La posizione del triangolo, ginocchia, spalle, gomiti, devo dire che è buona, decisamente confortevole. La sella non è larghissima, è molto votata secondo me allo sterrato, all'enduro, però è comoda anche come morbidezza, penso che ci si possano fare anche dei bei viaggi. Le pedane sono grandi e confortevoli, la loro posizione è abbastanza buona. Quando l'ho guardata pensavo che la leva del cambio e la leva del freno fossero scomode, invece la leva del cambio è comodissima e la leva del freno anche, nonostante sia molto aderente alla moto. Adesso poi proviamo un attimo ad alzarci e vediamo com'è la guida in piedi. Io, come al solito, è ovviamente regolabile, basta girare le viti e quindi ti permette di posizionarlo meglio, ma tutto sommato questa posizione manubrio leve direi che è buona. Le leve, ovviamente la leva del freno è regolabile, la leva della frizione no. Cos'altro parlare per quanto riguarda il comfort? Beh, i blocchetti non mi fanno impazzire, i pulsanti hanno un feedback che non mi piace tantissimo, devo dire la verità, mi sembrano poco confortevoli quando si guida, anche se la loro posizione, nulla da dire, è comoda. La moto ha diverse mappe, ovviamente questa è la mappa Explore, che dovrebbe essere la mappa più prestazionale, poi ha una Urban, un off-road che disabilita l'ABS e poi ovviamente ha la classica Individual, che permette di fare liberamente noi i nostri settaggi, cambiare tutte le impostazioni della piattaforma inerziale. Qui è presente, rispetto al T7 che non ha grandi apporti elettronici, qui c'è tutta l'elettronica Aprilia con i vari controlli assistenti alla guida tipici di queste moto. Il blocchetto del flash non piace perché spesso mi resta bloccato quando sposto la mano sulle leve. La guida in piedi è tanta roba, ragazzi. La guida in piedi è tantissima roba, perché la moto è veramente piccola, può andare veramente molto indietro, anche se non ci sono classici svasi dove potersi stringere con le gambe, ma comunque la moto è piccolissima, leggera e in sella ci sta veramente bene, e in piedi ci sta veramente molto molto bene, che è veramente figa. Mette veramente molta molta difficoltà a scegliere una moto. Monta le Pirelli Scorpion STR, sono le gomme, le stesse gomme che monta il Desert X, le stesse gomme che monta Fabrizio sul KTM Adventure, credo che siano lo standard di fatto per le moto di oggi, secondo me, per questo genere di moto. Niente, il blocchetto dell'abbagliante continuo a toccarlo col dito e a bloccarlo, vabbè, non è che sia un problema, ma è sicuramente scomodo. La parte del display TFT molto bello, molto ben leggibile, un po' pieno di cose, magari non tutte sono fondamentali. A me la grafica in sé non è che faccia moltissimo impazzire, poi devo dire che Aprilia, con quest'ultimo rebranding che ha fatto con questo hashtag BRacer, a me non fa impazzire, non mi piace che lo mettano un po' dappertutto, e non mi piace nemmeno che me lo schiaffino davanti sul display della moto. No, vabbè, quelli sono gusti, e i gusti sono gusti. Diesel
gatto leccandosi il culo. Frenata, la frenata c'è, ragazzi, ha una bella potenza anteriore, mi piace, pastosa, facile, ottima frenata anche al posteriore, sia con la BS inserita che disinserita, mi piace molto, si sente, è presente come deve essere secondo me su una moto come questa, e quindi devo dire che ne sono soddisfatto. Poi ovviamente ricordiamo il peso di 186 kg che è bassissimo, quindi di conseguenza sta moto si deve fermare molto, molto facilmente. Mi piace veramente molto. Motore, sentite qua, il motore allunga bene, molto bene. Ovviamente la sua potenza viene espressa prevalentemente in alto, e al di là della coppia che ha comunque, che non è mostruosa, ma c'è, il motore è un motore che urla, che canta in alto, quindi devo dire che dal punto di vista dell'uso sullo sterrato probabilmente questa moto non è così incredibile dal punto di vista del motore, è sicuramente un po' più ruvidina penso e più difficile da sfruttare quando hai voglia di tirare, ovviamente, perché hai bisogno di dargliene abbastanza. Parliamo del prezzo, il prezzo è allettante, poco meno di 12.000 euro per avere la moto pronta, il prezzo è allettante sicuramente, ovviamente costa meno delle concorrenti più grosse, costi qualcosa di più rispetto alla T7, però effettivamente i contenuti tecnologici presenti sono decisamente maggiori. Considerate, ripeto, tutta la parte di elettronica che viene portata in questa moto, che dà sicuramente tanto in più alla moto, secondo me, per una moto del 2022-2023, per una moto di quest'epoca, a pensare di comprarla senza avere l'elettronica e i vari assistenti, secondo me è un po' una sciocchezza, ecco. Comunque veramente la guida in piedi è alla bassa velocità, così siamo in terza, ragazzi, è veramente tanta roba, e riprende anche molto bene anche la terza, che in piedi ti porta via letteralmente. Direi che veramente la moto è tanta roba. Sospensioni mi piacciono, devo dire, hanno una bella escursione, hanno le regolazioni tipiche delle sospensioni un po' più, diciamo, specialistiche, hanno la regolazione in compressione e in estensione separata, mi pare, sulle due anteriori, hanno un bel monoregolabile al posteriore, e anche le sospensioni ci sono. L'escursione mi pare che sia simile a quella del T7, forse leggermente inferiore, e infatti, ripeto, purtroppo, portandola adesso sulla strada, poi guardando anche altre prove di persone più professionali di me e anche più specialistiche, con più esperienza, insomma, ho notato che tutti dicono che in realtà sullo sterrato si comporta bene, ok? Anche forte, diciamo così, del peso, okay? Che assolutamente non posso dire nulla, però dal mio punto di vista posso dire che sicuramente la moto, dal punto di vista del motore, del comportamento, al di là del cerchio grande anteriore, ha una vocazione, secondo me, più stradale. Anche, vabbè, adesso questo qua non è propriamente uno sterratino, è un po' di Jetta, però devo dire che anche di fronte all'asperità e così, muovendosi a bassa velocità, la moto si presta veramente molto bene. Direi proprio di sì. Molto bello. Cosa dire, ragazzi? Cosa dire? Vai, bellissima. È veramente stupenda, mi piace proprio, proprio molto, assolutamente. Sono molto, molto in difficoltà, sono molto, molto confuso su cosa fare. Adesso ci penserò ovviamente ancora un po'. E niente, ragazzi, io direi che intanto, prima di tutto, ringrazio Gabriele Moto, concessionario di Padova, per il test ride. Dopodiché vi invito come sempre a iscrivervi al canale, ragazzi, attivare la campanellina, è importantissimo, ragazzi, è importantissimo farlo, perché mi aiutate, mi fate capire che mi volete bene e che i miei video vi piacciono. Vi ringrazio tantissimo perché abbiamo superato i 1000 iscritti sul canale, quindi per me è un traguardo enorme, siamo intorno ai 1070 addirittura in questo momento, ma penso che saliranno ancora, e sto cercando di portarvi sempre nuovi contenuti, sempre nuove esperienze. Non chiuderò mai l'assicurazione della moto durante l'inverno, quindi continueremo ad andare in moto finché le giornate ci permettono di fare queste cose, ma anche se le giornate non ce lo permettono. Vi ricordo inoltre, come sempre, di provare, se volete venire a guardare il mio Instagram, io sono Ciccio Benza anche su Instagram, sono Ciccio Benza Inc
su Facebook, dove c'è la mia pagina, se volete venire a vedere cosa capita sugli altri canali. E niente, io vi direi che ci vediamo alla prossima moto. Ciao!